Hanno visto un uomo che già le aveva perseguitati in passato fermo in macchina davanti al loro ufficio. Una coppia di coniugi ha chiamato il 112. I carabinieri della stazione Torino a Borgo San Secondo sono intervenuti e hanno fermato e identificato l'uomo, un 57enne, parcheggiato con l'auto in strada, che, interpellato circa il motivo della sua presenza, non ha fornito risposte convincenti. L'atteggiamento del fermato ha indotto i carabinieri per acquisire la macchina e nel bagagliaio è stata trovata una mazza da golf in metallo, di colore grigio, con impugnatura in gomma, della lunghezza di circa un metro. Anche su questo oggetto l'uomo non ha dato alcuna spiegazione plausibile. Allo scopo di acquisire maggiori dettagli sulla dinamica dei fatti, sono stati sentiti i coniugi che erano letteralmente barricati all'interno del loro ufficio per paura che l'uomo potesse entrare. Entrambi hanno dichiarato di essere vittime di pedinamenti, minacce e appostamenti da circa sette anni, motivo per il quale il 57enne era già stato arrestato e sottoposto a divieto di avvicinamento in passato. Secondo il racconto della coppia, l'uomo si è canito nei loro confronti dopo l'interruzione dei rapporti lavorativi avuti in passato. Il 57enne è stato arrestato e collocato ai domiciliari.